vediamo Elena e Michele quindi pronti, facciamo parlare le immagini al primo tuffo nel lago. Eccoli. Ecco, questo è il tuffo di Varese, noi nel lago di Varese. Adesso chiederemo a Elena e a Michele com'è stata. Com'è? Per Michele è calda, Elena pensava più fredda. Adesso vediamo Michele che ovviamente nuota. Guardate il panorama. Ci sono anche i canottieri che tra poco spunteranno sullo sfondo perché ci sono i mondiali Under 19 e Under 23 che vedranno protagonista la schiera nevarese. È una giornata fantastica. Fantastica. Michele ha fatto la prima nuotata. Vediamo anche Elena Zoia che sta indicando proprio i canottieri. Qui tra poco oggi partirà anche, arriverà anzi la traversata del lago. Poi ve ne parleremo. Ci sarà anche una staffetta di nuoto. Vediamo dei singoli, vediamo dei quattro che si stanno esercitando sul lago. Vediamo, ecco. Chiediamo. Posso, siamo in diretta. Com'è stato questo bagno? È già caldissimo. È già caldissimo. Fra due ore. Va bene, ma. Te l'aspettavi così o diverso? Me l'aspettavo così perché il lago di Varese si sa che è caldo già di suo. Queste giornate qua di sicuro hanno favorito l'andamento termometrico, però questa era un'occasione che non ci potevamo far sfuggire. La acquisita balneabilità è sempre una cosa da festeggiare. Tu da dove assolutamente arrivi? Da Pavia. Sei arrivato per questo o conosci il lago? Sono arrivato per questo, sono zone che frequento perché purtroppo da noi a Pavia insomma la materia prima per poter nuotare scarseggia, per cui veniamo spessissimo a Monate o al Lago Maggiore e fortunatamente c'è un altro spazio d'acqua riconquistato alla gioia. Grazie. A voi. Grazie. Ecco che si stanno avvicinando Elena e Michele, a cui chiederemo, vediamo Elena che sta nuotando la rana, vediamo, ecco Elena e Michele che escono dal primo tuffo. Elena, com'è stato questo primo bagno? Pensavo più freddo essendo un lago comunque prealpino, invece devo dire che è caldo, a volte sembra più caldo quasi del mare, quindi molto bello. Bene, sono lo consigli? Molto felice. Sì, sì, magari ci torno anche questo pomeriggio perché è stato molto piacevole. Adesso ti lasciamo andare perché ovviamente farà un po' freddo. Michele, tu che te ne intendi, come è stata questa nuotata? Devo dire che giù da me è più fredda e si sta veramente bene, consigliato. Da te dove? Veramente consigliato, Pesaro, Marche. Come è stato il tuffo nel lago, il bagno nel lago? Bene, pensavo fosse più, avesse più un cattivo odore, ma invece secondo me è stato pulito molto bene. Comunque come gli altri laghi balneabili che ci sono in questa zona, le alghe sono inevitabili ma non fanno niente. Tu in vacanza dove vai? Io in vacanza vado al mare, poi in montagna. Mare dove? Solitamente in Liguria, in montagna in Trentino Alto Adige. E quando fai il tuffo nel mare, oggi ti aspettavi così oppure è come andare al mare o è un po' diverso? Ma un lago ovviamente non si può comparare ad un mare. Però comunque pensavo molto peggio, invece è stato pulito molto bene. Grazie, come ti chiami? Michelangelo. Grazie Michelangelo. Grazie a voi, arrivederci.